Ore! Ore, Wico! Hai già fatto il giro! Oh, guarda là che è troppo lì! Ehi, guarda! E lei andò! Io sta venendo. Ah, non esce. Ah, no, questa è una di Dio. Fette l'impianto, ma la mamma proprio le zighinette, che l'impianto elettrico, l'impianto altoparlante. Sento niente. E manco facevo niente, secondo me. Insomma, di quattro cose legate. Signori e signori, all'ascolto in visione, buon pomeriggio. Siete collegati col campo sportivo San Leonardo in Panza d'Ischia per assistere alla cerimonia di inaugurazione di questa moderna struttura sportiva voluta e realizzata dal sindaco di Forio, dottor Gaetano Colella, che costituisce senza dubbio opera meritoria dell'amministrazione comunale intera. In una società quale quella odierna, nella quale le tentazioni e gli sviamenti per i giovani sono molteplici da quelli che debbono essere i valori autentici e sani della vita, indubbiamente questa opera contribuisce in modo decisivo ad avviare le forze giovani del comune di Forio a praticare con benefici del corpo e della mente le discipline agonistiche più svariate, costruendo con moderne tecniche di progettazione, con spogliatoi dotati di ampie superfici e forti luminosità, con apparato centrale di riscaldamento. Questo gioiello dell'ingegneria moderna senza dubbio costituirà per il futuro punto di riferimento per tutti quei giovani che vorranno iniziarsi allo sport. Mentre noi stiamo facendo questa piccola presentazione di questo complesso sorto a Panza, le squadre stanno entrando in campo, diretti da un arbitro d'eccezione, un arbitro internazionale, il signor Delia di Salerno, ma dopo passeremo alle formazioni e alla terna arbitrale per questa poi cerimonia di inaugurazione, che vedrà l'epilogo appunto con l'incontro amichevole di calcio tra la Cavese e il Forio. Sono stati invitati grossi personaggi sia dello sport che della politica, hanno confermato la loro presenza l'addetto stampa, accompagnatore ufficiale della nazionale di calcio, campione del mondo appunto in Spagna, dottor Carlo De Gaudio, tra l'altro cittadino onorario di Forio,
il presidente della Lega Calcio Dilettanti Alfredo Buongiorno, l'ex arbitro nazionale Marchesi, ora è designatore arbitrale della Lega Dilettante Campana, il presidente poi della Cavese, dottor Amato, nonché il designatore arbitrale delle squadre di A e B, signor D'Agostino, quindi pubblico, a parte pubblico d'eccezione, ma anche un cast di personaggi abbastanza importante. È prevista inoltre la presenza del capo dei carabinieri della Legione di Ischia, nonché i dirigente della stazione della Polizia di Stato, dottor Fourneau, mentre la banda Aurora, se non vado errato, di Panza sta intonando le note dell'inno di Mameli, le squadre stanno prendendo posto in campo con le solite foto di rito. Vi diamo lettura invece adesso delle formazioni delle squadre, che sono la Società Sportiva Calcio Cavese, schiera Moscatelli, Pidone, Maritozzi, Bitetto, Amodio, Piangerelli, Vagheggi, Mitri, Moscon, Urban e Gasperin. L'allenatore è il signor Bruno, col 12 Oddi, col 13 Calisti, col 14 Sciarpa, 15 Gregorio, 16 Pavone, 18 Mecca, 19 Zagaria, 20 Mastro Giovanni. Il signor Bruno ci ha detto che tutti scenderanno in campo, chi nel primo, chi nel secondo tempo. La terna arbitrale, l'arbitro, abbiamo già avuto occasione di dirlo, il signor Delia di Salerno, coadiuvato dai giudici di linea Gaiano e Di Mauro, sempre di Salerno. Mi sembra che tutto sia pronto, soltanto la banda che sta concludendo le sue note sull'inno di Mameli, mentre vediamo che il calcio d'inizio è toccato alla compagine della Cavese, quindi fra poco inizierà l'incontro di calcio Forio Cavese. Prima c'è stata una premiazione, soltanto che noi non siamo riusciti a captare dalla nostra postazione chi sono stati i premiati, poi forse potremo approfondire questo con un servizio a parte che poi manderemo in onda in qualche trasmissione sportiva. Comunque vediamo che anche adesso la banda prende posto a bordo campo, vediamo che è quasi tutto pronto per l'inizio. Certamente la gente è all'interno del rettangolo di gioco, ma visto che si tratta di una partita amichevole dell'inaugurazione, quindi l'arbitro lascia un po' correre queste cose, e quindi parecchia gente si trova nel rettangolo di gioco al di qua della rete di protezione. Vediamo che l'arbitro consulta il cronometro, in questo istante fischia all'inizio della partita, e Vagheggi che dà la prima palla all'indietro a Mitri, che la allarga sulla sinistra per Urban, scende il fluidificante Maritozzi in appoggio, ritorna su di lui Riccio, scambia la palla con Gasperin, c'è Cacioppoli che entra sulla palla, poi la protegge bene, la palla termina in fallo laterale, primo fallo laterale del Forio su questa puntata offensiva di Maritozzi. Vediamo che viene lasciato il fallo laterale a Di Scala, vediamo la formazione del Forio con Iacono, Cardola, Gallucci, Cacioppoli, Di Scala, De Falco, Narcisio, Graniero, Armidoro, Diorio e Riccio, l'allenatore il mister Angrisani. Vi diciamo che non è presente nelle file giallo-rosso Recaldini, che è stato convocato per la rappresentativa campana. Interrompe adesso una buona azione Gasperin, la dà al centravanti Moscon, che è affrontato da Di Scala, gli tocca la palla, poi è in ripiegamento Armidoro che mette la palla in fallo laterale su Gasperin. Assistiamo adesso a questa rimessa laterale che viene battuta appunto dall'estrema sinistra della compagine di Bruno, dando la palla allo stopper, ex stopper napoletano Amodio, il quale vede libero in posizione avanzata Maritozzi, il quale cercato di mettere in movimento Gasperin. Poi una serie di rimpalli fanno sì che la palla rimanga in suo possesso, la dà ancora all'indietro ad Amodio, che cambia gioco dalla parte opposta, interviene Gallucci, comunque non interviene deciso, quindi la palla rimane per Vagheggi che la manovra sulla destra, attende il piazzamento dei compagni, poi Cacioppoli appostato al limite dell'area di rigore, libera di prima intenzione in fallo laterale, battuto il fallo laterale, viene servita ancora Amodio, Gasperin si allarga sulla destra e riceve Bitetto che dà la palla a Maritozzi che in costante proiezione offensiva, poi Diori e Riccio riescono a liberare, e Diori in possesso di palla che allarga il gioco per Riccio sulla destra, il quale non supera Amodio, il quale ripropone adesso un'altra azione per la Cavese, si gioca sull'asse centrale del campo con Amodio che dà la palla dalla parte opposta dove è pronto Mitri, poi dà ancora la palla a Gasperin, Urban si avvicinano al limite dell'area di rigore con Moscon che allarga ancora il gioco sulla sinistra per Maritozzi, fronteggiato da Graniero, dribbling a rientrare verso il limite dell'area di rigore, prova la girata ed è la prima rete per la Cavese, e se non vado errato la mette a segno Gasperini con un bel tiro a
alla destra del portiere Iacono, quindi la Cavese già si trova a condurre per una rete a zero dopo 2 minuti e 44 secondi. Diorio, Narcisio e Armidoro stanno manovrando la palla, adesso rimessa in gioco, toccata per Riccio, Armidoro che non trova collaborazione in avanti, si infrange questa azione, si sgancia Gallucci ma vigila bene i Moscon, il quale difende una buona palla, poi chiama dalle retrovie Maritozzi, ancora sganciatosi sulla sinistra, va a dargli una mano Vagheggi, si è spostato sulla sinistra rispetto al fronte d'attacco della Cavese, adesso cede ancora la palla a Maritozzi, ancora ottimo il colpo di tacco di Urban e Ricci in ripiegamento che interviene in scivolata e se non vado errato mette la palla sul fondo, a giudizio dell'arbitro e fallo di fondo, non si tratta di calcio d'angolo perché l'ultimo a toccare è stato Maritozzi. Già effettuata la rimessa dal fondo tra Iacono e Cacioppoli, adesso viene data la palla a Riccio sulla destra, si fa vedere e riceve Armidoro, non riesce il passaggio di Armidoro per Narcisio, ben appostato a Modio con la complicità di Gasperin e poi Piangerelli nel cerchio del centrocampo, Vagheggi arresta una buona palla, ritorna su di lui Diorio, riesce comunque a dar la palla ancora sulla sinistra per Maritozzi, fronteggiato da Armidoro, cross al centro di Scala che ostacola alle spalle Moscon, comunque regolare l'intervento dello stopper Furiano giudicato dall'arbitro, la palla poi è terminata tra le braccia di Iacono che ha messo in movimento Gallucci con le mani. De Falco cambia gioco con un lancio lungo per Diorio sulla destra, limite dell'area di rigore, cerca il palleggio aereo, difende la palla, subentra nell'azione Armidoro che prova il tiro poi d'esterno destro, la palla termina sul fondo, prima diciamo azione con un bel affondo di Diorio che si è portato al limite dell'area di rigore, poi è stato Armidoro ad assumersi la responsabilità del tiro, peraltro sul fondo, rimessa dal fondo che viene effettuata adesso da Pidone, c'è il colpo di testa di Moscon, una zona dove non opera Vagheggi che è rimasto in posizione arretrata e Gallucci con tutta calma in collaborazione con Di Scala può liberare, anzi Di Scala poi non dà la palla a De Falco, si intestardisce nell'azione solitaria, gli subentra, gli toglie la palla Urban, poi Armidoro rientra in possesso di palla, Riccio di prima intenzione per Narcisio, ma è Pidone ancora che l'anticipa e rinvia la palla in avanti, c'è un fischio dell'arbitro perché è terminato alle spalle di tutti i difensori foriani Vagheggi, quindi posizione irregolare per Vagheggi, calcio di punizione già battuto e De Falco che manovra sulla sinistra, lancio rasoterra intercettato al limite dell'area di rigore, ma se non vado errato anche Diorio è stato pescato in posizione irregolare e quindi c'è stato un fallo al limite dell'area di rigore su Diorio, c'è il calcio di punizione in favore del Forio, pensavo che si trattasse di fuorigioco perché ho visto Diorio alle spalle, il segnalino è muoversi, forse può darsi che il giudice di linea abbia ravvisato qualche azione fallosa di qualche difensore della Cavese. Vediamo Graniero sulla palla in posizione di tiro, c'è Diorio mentre va a formarsi la barriera davanti a Moscatelli, prova Diorio il tiro al volo, la palla termina alta sulla trasversale, punizioni che già provano e riprovano in allenamento col tocco con la punta del piede per alzargli il pallone, per far sì che il pallone giunga con più potenza, porta palla a Maritozzi ancora sull'out di sinistra, trova libero un corridoio, affida la palla a Piangerelli, Graniero con un po' di fortuna riesce a impossessarsi della palla, poi Piangerelli recupera su di lui, calcio di punizione in favore del Forio già battuto rapidamente da Narcisio per Graniero, ancora Graniero cambia gioco con un cross lungo dalla parte opposta ma è terminato questa volta in fuorigioco di Ori e quindi il gioco riprende con un calcio di punizione che si avvia a battere al limite della sua area di rigore Moscatelli dando la palla a Mitri. Gli rimpalla la palla De Falco, palla ancora in possesso di Diorio, cerca di liberarsi, limite dell'area di rigore, prova il tiro di Diorio e mi pare che ha colpito il palo se non vado errato e poi è sul fondo. Può darsi qualche spettatore abbia toccato la palla con lo stinco perché ho visto che la palla è rimbalzata in modo veloce, poi è ritornata fra le braccia di Moscatelli, comunque c'era qualcuno lì vicino alla rete che ci ha messo il piede, comunque tutto a posto, l'arbitro se n'è accorto, adesso è stato ripetuto il fallo di fondo perché Pidone ha toccato la palla prima che uscisse dall'area di rigore, ribattuto dalla parte opposta,
con Piangerelli in possesso di palla, cede la palla a Mitri, la dà a Adamo Dio che lancia Vagheggi, Cardo la fa buona guardia con un colpo di testa, ma interviene l'azione Gasperin, cross dalla parte opposta, esce Iacono, blocca la palla e con le mani rapidamente la dà a Diorio nell'asse centrale del campo, di prima intenzione gira sulla destra per Riccio, sceso a dettare il passaggio, ancora Diorio che opera una finta per favorire Narciso, il quale si intestardisce in un dribbling, riesce a mantenere il possesso della palla, De Falco cambia gioco dalla parte opposta per Gallucci rimasto in posizione avanzata, Gallucci prova a servire Narciso, spostato alle spalle, giustissima la decisione da Pidone, calcio di punizione in favore del Forio, fuori l'area di rigore sul vertice sinistro rispetto all'attacco del Forio. Siamo giunti all'ottavo minuto del primo tempo, vi ricordo che la Cavese in vantaggio per una rete a zero con rete al secondo minuto di Gasperini. Vi ricordo che siete collegati col campo sportivo San Leonardo di Panza, dove c'è stata oggi la cerimonia di inaugurazione che sta avendo il suo epilogo con l'incontro di calcio Forio Cavese. Toccato corto il calcio di punizione, gran tiro di Graniero che comunque Moscatelli non ha avuto difficoltà a controllare a terra, di prima intenzione con le mani, mette poi la palla per Maritozzi sulla sinistra. Adesso il Forio mi sembra che abbia superato, diciamo, il momento di smarrimento, di soggezione. La squadra di Serie B, una squadra di categoria superiore, mi sembra che il Forio si sia sbloccato psicologicamente, riesce anche timidamente ad affacciarsi all'area di rigore della Cavese. Adesso c'è stato un malinteso tra Mosconi e Vitetto, ne ha approfittato Narciso per effettuare un tiro, c'è stato il calcio d'angolo che viene già battuto, c'è ancora una deviazione e mi sembra che si tratti ancora di calcio d'angolo, va a battere Armidoro con Riccio, c'è uno scambio corto, cross ribattuto da Maritozzi, ancora calcio d'angolo. E Riccio che rimane in battuta, corner lungo di Riccio, Diorio prova la girata ma gli è stato toccato la palla al momento del tiro con un colpo di testa, comunque riesce in recupero Gallucci a mantenere in possesso della palla, con un colpo di tacco favorisce De Falco, ancora servito Gallucci sull'out di sinistra, prova il traversone basso ed è Pidone preoccupato della vicinanza di Narciso che mette in calcio d'angolo. Calcio d'angolo dalla parte opposta, va sempre Riccio in battuta, vediamo che si deve liberare un po' la lunetta, Riccio cede la palla a De Falco, poi nel tentativo di superare Urban, ma Urban commette fallo d'ostruzione, mi sembra che si tratti di calcio di punizione in favore del Forio per fallo commesso appunto su De Falco. Parte il calcio di punizione in questo istante, parabola alta, liberano l'area di rigore, è ancora Riccio che rimane in possesso di palla con un colpo di testa, poi cerca di proseguire l'azione da solo, poi con una serie di colpi di testa mettono la palla fra le braccia del portiere Moscatelli, che per poco Diorio non lo stava sorprendendo, comunque la palla è stata bloccata dal portiere ed è ancora Maritozzi che porta palla, Piangerelli con un bel tocco d'esterno destro si libera dell'attacco di De Falco, allarga meravigliosamente il gioco sulla sinistra per la puntata di Maritozzi che riesce a recuperare la palla, scodella un'ottima palla al centro con Iacono che devia una prima volta e poi c'è un tiro di Gasperini ancora che una serie di rimpalli davanti alla sua porta hanno deviato la palla in calcio d'angolo. Battuto il calcio d'angolo da Urban per Vagheggi sempre controllato da Cardola, ancora Vagheggi che rimane in possesso di palla, chiede aiuto a Piangerelli, cross di Piangerelli, colpo di Orio affrontato da Maritozzi, Narciso cerca di portarsi la palla in avanti ma non vi riesce, comunque la palla rimane in possesso di Riccio, limite dell'area di Orio, cerca il palleggio aereo di Orio, c'è il fallo di mano al limite dell'area di rigore prontamente ravvisato dal signor Delia, comunque c'era stato in precedenza il fuorigioco che era stato segnalato dal giudice di linea, il giudizio dell'arbitro era regolare, la posizione di Diorio che poi ha cercato di concludere l'azione in modo personale superando con un palleggio aereo, la cosa gli è stata impedita da un fallo di mano, c'è un calcio di punizione adesso in posizione centralissima, è nella lunetta mi sembra dell'area di rigore, sempre con Graniero che toccherà la palla probabilmente per Diorio, c'è anche Narciso e De Falco che sono in posizione di tiro, vediamo come viene sfruttata questa possibilità dalla
squadra furiana, mentre l'arbitro fa retrarre la barriera, toccata la palla ancora per Diorio, prova la legnata, questa volta è leggermente fuori misura, comunque la palla è terminata sempre sul fondo, anche senza esito questo calcio di punizione, mentre siamo giunti al 12° minuto del primo tempo, sempre con il risultato Cavese 1, Forio 0, risultato sbloccato al secondo minuto da Gasperini. Vagheggi imposta questa azione da lontano, cede la palla ad Amodio, Amodio una serie di finte, poi dà la palla a Piangiarelli, invitante il corridoio, non riesce ad inserirsi Mitri con Graniero che fa buona guardia, poi allarga il gioco sulla sinistra per Gallucci che evita Urban, dà ancora la palla a De Falco e De Falco che lancia Graniero, ma è ben appostato il capitano Bitetto che interrompe questa azione, ancora Piangiarelli che cambia gioco dando la palla a Gasperini, lancia ancora Urban, bello il passaggio di prima per Vagheggi, superato Cardola in velocità, lo affronta Cacciopoli e Vagheggi che poi non riesce l'ultimo controllo, si porta la palla sul fondo. Rimessa dal fondo che opera Iacono, per poco non sorprende Armidor che è costretto ad un palleggio all'indietro per evitare il ritorno su di lui di Vagheggi, e lo stesso Armidor che imposta questa azione, va a ricevere la palla a Narcisio, si fa vedere sulla destra Armidor, Narcisio preferisce tenere la palla, gli affida la sfera in questo istante, ancora Armidor in possesso di palla, Riccio ha un buon arresto, Riccio, ma è Maritozzi il più lesto di tutti che dà la palla indietro al portiere Moscatelli che la porta un po' a spasso per la sua area di rigore e adesso effettua il rinvio lungo. La palla rimbalza senza che Discale e Urban colpiscano la palla di testa, Cacciopoli poi la colpisce in modo lateralmente, Gallucci supera slalom un paio di avversari, Gasperini e Urban, ancora Gallucci in possesso di palla, dà la palla a Riccio che difende bene la palla, ancora Riccio in possesso di palla, prova la serpentina, Riccio si infrange contro Bitetto e ancora Gallucci in possesso di palla, malinteso tra Gallucci e De Falco, poi lo stesso De Falco riesce a mettere in palo laterale su Urban per l'azione in velocità che si stava snodando sulla destra con Urban e Mitri, battuto già il fallo laterale con Moscatelli che controlla la palla e poi con le mani la dà ad Amodio. Amodio, Urban, lancio intercettato da De Falco, va in tackle De Falco, lo perde con Urban, ottimo l'aggancio di Cardola, la palla che era destinata a Vagheggi, ma rimane ancora in possesso di palla la Cavese con Mitri, chiama il lontanissimo Bitetto il quale dà ancora la palla a Mitri in una zona dove è rimasto un po' incustodito, gli si fa di fronte Gallucci, dà la palla a Vagheggi, sempre controllato da Cardola, ottimo il tunnel riuscito ai danni di Cardola, ma non a Cacciopoli che è riuscito a fermare Vagheggi, ma non a evitare il fallo laterale. Fallo laterale già battuto, servito Urban al limite dell'area di rigore, in controbalzo fa spiovere una palla in area di rigore, esce Iacono e blocca la palla. Iacono dà la palla sempre ad Armidoro con le mani. De Falco, ancora De Falco in possesso di palla, dà la palla a Narcisio, ma Narcisio è ben controllato da Pidone e in collaborazione poi con Maritozzi impostano l'azione difensiva in offensiva, ottima la finta che non trae in inganno Graniero, la finta era di Gasperini, voleva favorire Piangiarelli, ma adesso è Riccio che imposta questa azione d'attacco per il Forio, cambia passo, Riccio si avvicina all'area di rigore ma Bitetto non si lascia ingannare, non riesce a chiudersi il triangolo, vediamo che Armidoro prova ad intervenire su Gasperini, poi Urban non riesce, anzi Moscone non riesce ad agganciare la palla, termina in fallo laterale, Diorio con un delizioso palleggio riesce a mantenere il possesso della palla e ad evitare il fallo laterale, poi si libera della palla a beneficio di De Falco che cambia gioco completamente per servire Gallucci. Gallucci vede scattare Graniero sulla sinistra e lo serve, Graniero punta direttamente sul fondo Graniero, la palla era lunga, può darsi che abbia cercato il fallo Graniero, Bitetto gli ha commesso fallo e c'è il calcio di punizione in favore del Forio, sempre sulla sinistra rispetto al fronte d'attacco ed è De Falco
che si incarica della battuta, mentre siamo giunti al 17° minuto del primo tempo. Vi ricordo sempre che la Cavese è in vantaggio per una rete a zero. Parte il calcio di punizione, liberata l'area di rigore. Riccio evita, va a togliere proprio la palla dai piedi di Armidoro, prova l'affondo Riccio, supera Maritozzi ma non riesce a chiudere con il cross perché la palla gli sfugge sul fondo. Ancora una rimessa dal fondo che opera Moscatelli servendo Mitri. Questi è Urban, ancora Mitri e Piangerelli. Cambia gioco per Amodio, Gasperini, Piangerelli prova il tiro, la palla gli è stata deviata da Di Scala ed è terminata in calcio d'angolo malgrado Iacono abbia cercato di recuperare la palla. Quindi il gioco riprende con un calcio d'angolo in favore della Cavese. Tutto pronto per questo calcio d'angolo che viene battuto, la palla bucata un po' da tutti, termina direttamente in fallo laterale dalla parte opposta. Fallo laterale che batte Di Orio, Maritozzi ferma Graniero, dà la palla ad Urban, ancora Maritozzi che va sulla sinistra, prova il traversone, non è raccolto da nessun compagno dalla parte opposta, anzi è Gallucci che con Armidoro cerca di imbastire una azione per il forio, ma è Piangerelli che ben appostato ferma il lancio di Armidoro che voleva riservire Gallucci spostato in posizione offensiva. Ancora Urban in possesso di palla, Graniero con un dribbling all'indietro riesce a farsi largo e a servire sulla sinistra Gallucci che è rimasto un po' libero, cede poi la palla a De Falco. De Falco si libera della palla a beneficio di Cacciopoli, si allarga sulla destra Cardola, preferisce il lancio lungo che viene intercettato, poi Cardola con un colpo di testa riesce a colpire e ad evitare che la palla giunga a Vagheggi, peraltro terminato in posizione irregolare, in posizione di fuorigioco, il lancio d'esterno sinistro di De Falco e c'è un fallo a giudizio del signor Delia di Amodio su Di Orio, per questo motivo c'è un calcio di punizione in favore del forio. Siamo giunti al 20° minuto del primo tempo, Riccio per Di Orio, cross al centro, c'è stato un colpo di testa, adesso è Di Scala che col colpo di testa a sua volta serve Armidoro, cerca il triangolo con Riccio ma Maritozzi ben appostato chiude i due e adesso imposta l'azione offensiva, Graniero si porta su di lui, scambio ancora Maritozzi, Vagheggi supera anche Armidoro, Piangerelli, Urban, Gasperini, ottima l'azione, non si chiude il triangolo per impronto intervento di Cacciopoli e Gallucci dalla parte opposta che prova questa azione offensiva, dà la palla a Di Orio, troppo angolato il servizio, Di Orio non è riuscito a mantenere la palla in campo, quindi la palla si ferma in fallo laterale con questa rimessa laterale che batte Amodio lunghissima per Gasperini che tocca corto per Urban, ancora Gasperini ha cercato di servire Piangerelli che è rimasto sul posto. Quindi l'azione è sfumata, con Cacciopoli che ha ceduto la palla a Gallucci, c'è il lancio lungo che ha servito direttamente Di Orio che cerca di superare Bitetto ma non vi riesce, anzi Bitetto poi serve Gasperini nel cerchio del centrocampo che opera un preciso lancio per Urban, poi c'è una serie di rimpalli con Cardola che esce palla al piede, poi Vagheggi lo disturba e c'è il calcio di punizione in favore del forio. Vediamo che sul rettangolo di gioco se è andato un bambino che viene prontamente raccolto dalla madre, comunque sempre in tono amichevole la partita, quindi poi vediamo che è ritornato al posto suo. Rientriamo in cronaca con Armidoro che tocca corto all'indietro per De Falco, ancora Armidoro rimasto sempre sulla destra, prova il tocco ma Vagheggi gli va a rimpallare la palla e si invola verso l'area di rigore del forio, entra in area, raddoppio della marcatura su di lui e Cacciopoli che va a mettergli la palla in fallo laterale che batte Vagheggi per Piangerelli, Piangerelli controlla la palla, cerca poi il palleggio aereo, supera Graniero ma non De Falco e poi in controbalzo rinvia Cardola con Graniero che mette la palla a terra e stringe verso
il cerchio del centrocampo, cambia gioco per Ricci dalla parte opposta, ancora Graniero e Ricci in tandem, prova l'azione di sfondamento, poteva forse lasciar correre questa volta per la norma del vantaggio, visto che la palla era in possesso di Narcisio, l'arbitro aveva già comunque comandato il calcio di punizione, e c'è ancora un calcio di punizione dal limite dell'area di rigore in favore del Forio. Siamo al 23esimo minuto del primo tempo, vi ricordo sempre che la Cavese conduce per una rete a zero, gol subito a freddo dalla compagine foriana al secondo minuto ad opera di Gasperini con un tiro dal limite dell'area, ha cercato mi pare la punizione a sorpresa e la palla è terminata smorzata fra le braccia di Moscatelli che ha prontamente dato la palla a Maritozzi. Gasperini ancora sulla sinistra, vediamo che Maritozzi va in sovrapposizione e riceve sul passaggio di Gasperini, va a chiudere Riccio, dribbling a rientrare di Maritozzi, va Maritozzi poi a guadagnarsi il fallo laterale, l'ultimo a toccare è stato Armidoro, battuto questo fallo laterale, viene in avanti Gasperini, l'attaccano in due, riesce a liberarsi Gasperini, cross al centro, non ci arriva Cardo, la vagheggi, tiro, prodezza di Acona da un paio di metri, seppur fortunosa. Ed è stato evitato il secondo gol con una bella parata di Acona. Adesso il Riccio che prova sulla destra in collaborazione con Armidoro, palla sul filo della linea bianca, Riccio ancora in possesso di palla, poi è arrivato Piangerelli che prima l'ha fermato e poi ha dato la palla indietro al portiere Moscatelli. Bitetto, Piangerelli ancora in possesso di palla ma Diorio gli toglie la palla, Narcisio cerca di difenderla, la difende come può. Va in tackle ma perde l'ultimo tackle con Urban. È lo stesso Urban che porta palla, in questo istante supera l'asse centrale del campo, dà la palla a Gasperini. Gasperini che studia un po' la posizione dei compagni, poi dà la palla a Piangerelli. Piangerelli ancora sulla sinistra. E ancora Maritozzi che prova il traversone e glielo rimpalla in fallo laterale Armidoro, in calcio d'angolo anzi. Va a battere questo calcio d'angolo Urban con Armidoro che ha distanza regolamentare, spiove la palla al centro dell'area di rigore, la bucano un po' tutti la palla anche con Amodio che ha cercato l'entrata in sforbiciata, poi la palla è arrivata dalla parte opposta con Cardola che l'ha controllata e l'ha data al portiere Iacono che con le mani mette in movimento Graniero. Graniero porta palla, la dà a De Falco nel cerchio del centrocampo, opera il lancio per Narcisio, Narcisio è rimasto colto in controtempo, è stato anticipato da Pidone, adesso è stato servito ancora Gasperini che giostra sulla tre quarti campo cercando qualche compagno da servire, invita Moscatelli alla discesa, colpo di testa di Urban contrastato da Cacioppoli e vediamo che adesso Graniero commette fallo. Invece a giudizio dell'arbitro il fallo è stato di Maritozzi su Graniero, calcio di punizione in favore del Forio battuto rapidamente con De Falco che allarga il gioco sulla sinistra per Gallucci. Prova il traversone lungo Gallucci, vi riesce con Amodio che riesce a sfiorare a malapena la palla con Diorio che era già in agguato alle sue spalle, poi con la complicità di Maritozzi e Piangerelli operano una bella azione difensiva finché non danno la palla a Moscatelli che con le mani la dà a Gasperini. Urban, che è praticamente il regista della compagine della Cavese, opera un buon lancio che è stato intercettato da De Falco, non riesce poi lo stop a Graniero e Moscon che prova questa azione servendo Urban. Mitri cerca il triangolo con Moscon ma è Cacioppoli che ben appostato colpisce la palla di testa, poi Gallucci che invita all'azione Riccio, serve Diorio, anche Diorio colto in controtempo, Amodio a buon gioco, finisce col non dare la palla a Moscatelli ma in collaborazione con Maritozzi impostano questa azione d'attacco. Adesso ancora Gasperini, Piangerelli. C'è stato adesso un fallo di Discala su Moscon, diciamo che l'ha bloccato, gli ha impedito il movimento al momento di controllare la palla. Calcio di punizione già battuto da Urban per Maritozzi, è ancora Urban che è rimasto in possesso di palla, ancora Urban sulla sinistra, supera Riccio, dà la palla a Maritozzi,
Maritozzi che si difende dall'attacco di Armidoro, poi Armidoro commette fallo, calcio di punizione in favore della Cavese, ancora con Maritozzi in battuta, mentre siamo giunti al 27esimo minuto della del primo tempo. Colpisce la palla di testa Gallucci, Gasperini controlla la palla, poi prova il tiro, esce Iacone e blocca. Il tiro è stato leggermente smorzato da qualcuno al limite dell'area di rigore, ne stava per approfittarne Urban. Iacone è uscito, ha bloccato la palla e adesso Armidoro, De Falco e Riccio provano questa azione. Cambia gioco dalla parte opposta Riccio per l'avanzata di Gallucci. De Falco, limite dell'area di rigore. Traversone per Diorio, Amodio interviene in spaccata, Gallucci colpisce la palla di testa, ancora Amodio di testa, poi Urban la mette dalla parte opposta ma in una zona dove opera Armidoro che controlla la palla, poi la dà a Di Scala con un colpo di testa serve Graniero, cambia gioco dalla parte opposta ma è Piangerelli ben appostato al limite dell'area di rigore, serve Gasperini e adesso Nitri che con un colpo di testa mette in movimento direttamente Vagheggi, pericolosissimi questi capovolgimenti di fronte, tre passaggi e sono in area di rigore. Vagheggi che controlla ancora una palla sull'out di sinistra. Caccioppoli esce bene dalla sua area, colpisce di testa ma il suo colpo di testa finisce sui piedi Maritozzi che allarga per Urban, serie di finte ai danni di De Falco, ancora Urban che poi serve Piangerelli. Piangerelli opta per un buon traversone. Graniero poi va a togliere la palla letteralmente dai piedi di Gasperini e si imposta quest'altra azione per Armidoro che cerca collaborazione in Narcisio. Prova il triangolo con Riccio, Riccio è stato anticipato da Piangerelli e Moscon che va a pigliarsi una palla giocabile nella sua metà campo, la dà a Bitetto, Bitetto che serve Mitri, Vagheggi, finta il passaggio di ritorno, si allarga sulla sinistra, prova il tiro e Iacono che blocca. Era comunque sulla traiettoria della palla, il tiro non ha comunque impensierito il portiere Foriano. Prova Gallucci a servire Riccio, il quale si difende dagli attacchi di Mitri, Caccioppoli che prova a venire in avanti, serve Diorio, Diorio ha cercato la deviazione per Riccio, ma la cosa gli è stata impedita dal recupero di Bitetto che ha dato la palla direttamente a Moscatelli che con le mani ha servito Maritozzi e ancora sulla sua sinistra Gasperini. Urban, scatta Moscon, Di Scala con un, diciamo, un palleggio aereo, poi con un passaggio un po' troppo teso che obbliga alla rincorsa Gallucci che riesce comunque a mettere la palla in campo e a dare una buona palla a Riccio. Riccio che prova l'affondo sulla sinistra, traversone per Narcisio, prova la girata Narcisio, prova poi De Falco che buca la palla, ci riprova Graniero, serie di rimpalli al limite dell'area di rigore ed è ancora Di Scala che ferma su Moscon, poi Piangerelli controlla la palla e la difende dagli attacchi di Narcisio, avanza Mitri, va in tackle e lo perde Moscon che si intrufola tra Di Scala e Armidoro, calcio di punizione al limite dell'area di rigore per la Cavese. Per fallo di Di Scala e Armidoro su Moscon. Vediamo che va a formarsi la barriera davanti a Iacono, Gasperini, batte a foglia morta Gasperini, la palla sfiora la traversa, comunque termina sul fondo. C'è adesso la rimessa dal fondo che già è stata effettuata con Cardola che porta palla sulla sinistra, supera Vagheggi, fa filtrare un buon pallone per Narcisio, lo mantiene in campo, lancia in una zona tra Riccio e Diorio e la palla termina fra le braccia del portiere. Adesso è Piangerelli
che serve Gasperini, ancora Gasperini, ancora Piangerelli che ritorna in possesso di palla dopo un colpo di testa, Urban lavora una buona palla, serve Vagheggi e poi interviene Granero a spezzare questo dribbling di Vagheggi, appoggia la palla indietro per il portiere Iacono che cede a sua volta ad Armidoro. Siamo giunti al 33esimo minuto, sempre del primo tempo, sempre con il risultato Cavese 1, Forio 0. Rete messa a segno al secondo minuto da Gasperini. Riesce Granero e De Falco a costruire un triangolo, comunque poi l'azione viene interrotta da un disimpegno di Moscon. Adesso è Piangerelli che allarga il gioco sulla destra per Mitri. Mitri si avvicina all'area di rigore, gli rimpalla il tiro De Falco. Piangerelli, Gasperini ancora, dà la palla indietro ad Amodio, allarga il gioco sulla sinistra per Pidone, riesce ad arrivare la palla ad Urban, poi con un colpo di tacco Granero rientra in possesso di palla e infine Urban commette fallo su Narcisio, calcio di punizione in favore del Forio con Narcisio che batte corto per De Falco. E cambia gioco dalla parte opposta per Gallucci che con uno stop di petto a seguire si libera di Moscon, entra in velocità e Piangerelli che lo anticipa molto bene. Gasperini che porta palla, ottimo il lancio di precisione per Urban e Cardola che in vantaggio su di lui controlla la palla, la protegge e la palla termina sul fondo. Rimessa dal fondo effettuata con uno scambio corto tra Iacono e Caccioppoli al limite dell'area di rigore ed è Granero che va a servire Riccio, affrontato Riccio da Piangerelli, servito di Orio in fuorigioco, mette a segno la rete del pareggio comunque con l'arbitro che già aveva segnato in fischiato in precedenza e aveva ravvisato appunto la posizione irregolare di Diorio. Battuto il calcio di punizione, Maritozzi ha servito Gasperini, ancora Maritozzi in possesso di palla, dalla palla ad Amodio che allarga il gioco ancora sulla destra per Mitri, si fa vedere Urban e riceve, ancora Urban in possesso di palla, il tiro carambola sui piedi di Gallucci. Riescono poi Diori e Riccio ad entrare in possesso di palla con De Falco che cambia gioco dalla parte opposta, subito servendo Armidoro che entra in contatto con Maritozzi, fallo laterale che non è della Cavese a giudizio dell'arbitro ma è del Forio, per lui l'ultimo a toccare è stato Maritozzi, quindi Armidoro adesso che va in battuta, batte questo fallo laterale servendo Narcisio, riesce a dar la palla ad Armidoro. Ancora Narcisio in possesso di palla, fronteggiato da due avversari, subentra nell'azione Armidoro, dà la palla a Granero, affrontato subito da Piangerelli. De Falco riesce comunque a far giungere la palla a Riccio, sgancia ancora Gallucci, prova il dribbling, prova il tiro. Riccio si era liberato bene per il corridoio creatogli da Gallucci che si era sganciato sulla sinistra in sovrapposizione, ma non è riuscito, non è stata una conclusione molto felice perché la palla si è impennata alta sulla traversa. Quindi il gioco riprende con una rimessa dal fondo, va in battuta Pidone, mentre siamo giunti al 36esimo minuto del primo tempo, sempre con la Cavese in vantaggio per una rete a zero. Adesso c'è stata la rimessa dal fondo, raccolta da Mitri, dato la palla ad Urban, subentra adesso Piangerelli che allarga il gioco sulla sinistra per Maritozzi, subito affrontato da Armidoro. Maritozzi rimane in possesso di palla, supera Armidoro, si allarga sulla sinistra Gasperini, preferisce il lancio al centro e Cardola con un colpo di testa nel tentativo di mettere la palla in calcio d'angolo ha colpito il proprio palo. Comunque l'azione prosegue adesso, ancora proseguita da Maritozzi che riesce a crossare al centro ma De Falco allontana la palla momentaneamente dalla sua area di rigore perché è stata spedita in fallo laterale. Mitri è in attesa per la rimessa laterale mentre vediamo che dalla panchina del Forio sta per entrare in campo Costa ed esce Gallucci. Il tutto avviene al 37esimo minuto
Nel primo tempo vediamo che Gallucci esce con una leggera zoppia, mi sembra che già era impredicato di giocare, forse mister Angrisani ha preferito schierarlo lo stesso. Adesso quindi non vedremo più sul rettangolo di gioco il numero 3 Gallucci, ma il numero 16 Costa. Calcio da è stato servito un pallone in avanti, è finita adesso in calcio d'angolo, non prima, prima era stato soltanto un lancio in profondità, adesso c'è stato il calcio d'angolo provocato da Cacioppoli. Battuto il calcio d'angolo con palla che spiove in area di rigore, entra in duello aereo Amodio, colpisce la palla ma la palla termina sul fondo perché l'ultimo a toccare è stato lui. C'è ancora una rimessa dal fondo effettuata con Iacono e Cacioppoli, servito adesso Di Orio, Narcisio che cerca il tunnel su Amodio. Amodio difende bene la palla, poi non riesce a rilanciarla perché la palla gli sfugge in fallo laterale per l'attacco di Diorio. Battuto il fallo laterale, servito Graniero, Di Scala prova il lancio lungo di Scala, ben appostato Bitetto colpisce di testa e dà la palla a Maritozzi e serve Amodio che è rimasto in posizione avanzata. Ancora Amodio in possesso di palla, cede la palla a Piangerelli, subito affrontato da Riccio. Urban difende una buona palla, poi la dà ancora a Maritozzi che prova dalla parte opposta servendo Gasperini nel cerchio del centrocampo e Vagheggi sulla estrema destra, sempre seguito da Cardola. Si libera Vagheggi per Piangerelli con un cross di un lancio di precisione per Gasperini che per entrare in possesso di palla ha commesso fallo su Cacioppoli, calcio di punizione già battuto ed è Costa che tocca il suo primo pallone e lo cede a Graniero. Graniero che rimane ancora in possesso di palla, ancora con Costa, De Falco, Cacioppoli, Di Scala. In questo istante l'arbitro fischia la fine del primo tempo, si vede che si sono messi d'accordo per 40 minuti a tempo. Quindi le due squadre vanno negli spogliatoi col risultato di Cavese 1 Forio 0. Ribadisco il risultato che è stato sbloccato al secondo minuto del primo tempo, appunto con una bella rete di Gasperini. A questo punto mi rimane altro che salutarvi e rimandarvi all'ascolto. Ed eccovi di nuovo collegati col campo sportivo San Leonardo in Panza, dove si stanno per iniziare i secondi 45 minuti. Vediamo che l'arbitro ha dato inizio in questo istante l'avvio della ripresa, mentre stanno sgombrando ancora il rettangolo di gioco, mentre ci sono state le sostituzioni che si prevedevano, ossia diciamo che sono entrati Oddi, Calisti, Sciarpa, Gregorio, Pavone, Mecca, Zagaria e Mastro Giovanni. Anche nel Forio ci sono state delle sostituzioni con l'ingresso di De Cicco, De Crecchio, Leo, Costa che è entrato prima e Migliaccio secondo che ha preso posto fra i pali, ed è Pavone che manovra questa palla che serve il 18 che è Mecca, dà ancora la palla sulla destra per Pavone, per Urban che fa filtrare una buona palla al centro. Vediamo che ancora Moscon difende una buona palla dagli innumerevoli attacchi e ancora Moscon che rientra in possesso di palla, dà ancora la palla a Pavone sulla destra. Urban che si fa vedere, cerca di superare Costa, non vi riesce, e Costa che si allarga sulla sinistra, poi effettua il rilancio diciamo sbagliato, voleva appoggiare la palla su Cacioppoli. Adesso è Pavone che opera un cross in area di rigore, poi prova la conclusione Mecca, se non vado errato, da distanza ravvicinata e la palla è terminata in calcio d'angolo. Quindi primo calcio d'angolo per la Cavese di questi secondi 40 minuti. Vi ricordo che ogni tempo 40 minuti, giudicando una partita di allenamento, quindi non si può pretendere poi tanta precisione. Fallo laterale che è stato già battuto con una serie di rimpalli al limite dell'area di rigore, c'è stato il colpo di testa di De Crecchio che ha allontanato la palla ma rientra subito in possesso di palla Calisti che ha superato Di Orio, allarga il gioco sulla destra per Mecca il quale opera il traversone che gli viene contrato in fallo laterale da Cacioppoli che è andato prontamente a chiudere. Fallo laterale già battuto, servito Urban che controlla di testa, poi opera un traversone sul quale Migliaccio secondo controlla la traiettoria della palla e la palla termina sul fondo.
opera la rimessa. La palla è stata scambiata con Di Scala. Adesso è Costa, De Falco, ancora Costa che poi dà la palla indietro al portiere Migliaccio secondo, che opera il rinvio lungo con i piedi con Diorio che protegge la palla, ma è Calisti che poi, diciamo, blocca con le mani Diorio perché ormai la palla l'aveva superato. Adesso c'è il calcio di punizione in favore del Forio che batte Armidoro, che poi lascia l'incarico a De Falco. Pronta la barriera davanti a Moscatelli, battuta lunga con Diorio che riesce a colpire la palla di testa, però termina sul fondo, lanciatissimo il pallone da un metro dalla linea di fondo, è riuscita a colpire la palla di testa sul suggerimento profondo di De Falco, la palla è terminata sul fondo. Rimessa già effettuata da Ammodio verso Urban e ancora adesso in possesso di palla Moscatelli, quindi non è entrato ancora Oddi sul rettangolo di gioco. Ammodio dalla palla a Sciarpa, ancora Ammodio che rimane in possesso di palla, serve nel cerchio del centrocampo Pavone che vede libero sulla destra Calisti e lo serve. Ottimo Costa che aggancia la palla destinata a Sciarpa, poi sfortunato nel rinvio che lo butta ancora in fallo laterale. Fallo laterale che sta per essere battuto da Gregorio, ha servito Bitetto e ancora Costa con una felice intuizione che ferma il suggerimento, ma la palla è terminata ancora in fallo laterale. Fallo laterale già battuto, è stato servito Bitetto, Pavone. Mecca s'allarga sulla destra e riceve Calisti, opera il traversone Calisti, lungo, e vediamo che c'è un fischio dell'arbitro, c'è un calcio di punizione, qualcuno si è appoggiato, Riccio, Armidoro, ancora Riccio, servito De Cicco ma è stato anticipato prontamente, Narcisio poi entra in possesso di una buona palla, Riccio prova l'azione, serve Diorio che è stato anticipato da Gregorio e la palla è terminata in fallo laterale, ma c'è un fallo, calcio di punizione, servito De Falco e poi Bitetto ha liberato ed è Pavone che imbastisce quest'altra azione d'attacco per la Cavese, servendo nel cerchio del centrocampo Urban, gli lascia la palla ancora Urban, prosegue nella sua azione Pavone, ottima la scelta di tempo di Cacioppoli che l'anticipa, poi troppo affrettato l'appoggio, Calisti intuisce e riesce a recuperare, provano ancora quelli della Cavese con Urban, dà la palla a Pavone, colpo di tacco ancora Urban, Di Scala ha liberato ma ancora Pavone è rimasto in possesso di palla, allarga ancora il gioco sulla destra per Mecca, Pavone e c'è il colpo di testa che giunge a campanile dalle parti di Migliaccio che non ha difficoltà a bloccare la palla. Servito adesso è De Cicco, De Falco, lancio a servire Riccio ma è Ammodio ben appostato, ha interrotto questa azione, poi c'è stato il rilancio di Sciarpa che è stato deviato da Armidoro. Fallo laterale adesso ancora in favore della Cavese, Pavone affrontato da Diorio, Pavone con una semigirata se ne libera, invita all'azione Calisti, si fa vedere e riceve Urban, al limite dell'area di rigore, potrebbe tirare, ottima la serie di finte, il tiro di Urban chiuso molto bene da Migliaccio secondo in uscita, si è aperto un varco davanti, va a evitare addirittura il calcio d'angolo Urban, rimette il traversone al centro, colpisce Cacioppoli, ancora Urban in possesso di palla, cerca il tunnel Caparbio, riesce poi a mettere la palla al centro sul quale Migliaccio secondo blocca sull'accorrere di Moscon, ancora De Cicco e dà la palla a De Crecchio, Narcisio si libera di Bitetto, poi Armidoro lancia a De Cicco e ancora De Crecchio in possesso di palla, rilancio lungo per Diorio che scatta in posizione irregolare, prontamente ravvisato dal giudice di linea, quindi l'arbitro non ha avuto difficoltà a fischiare il calcio di punizione già battuto da Moscatelli per Ammodio e ancora Moscatelli che con le mani questa volta
dalla palla a Calisti. Pavone, Urban, ancora Calisti, piccolo recupero all'indietro, supera Diorio che gli mette poi la palla in fallo laterale, battuto il fallo laterale con Urban che ha un difettoso controllo, gliela tocca Armidoro di quel tanto che basta, prova Riccio nel centro del centrocampo, subito affrontato da Bitetto, subentra nell'azione De Cicco, si apre un varco al limite dell'area, lancio di De Cicco che colpisce la schiena di Armidoro, rimane ancora in possesso di palla Armidoro che poi nel duello di forza con Sciarpa la perde, riesce poi De Cicco a riconquistarla, De Falco lancia Riccio e Bitetto con un colpo di testa in ripiegamento dalla palla al portiere Moscatelli, ma sia il giudice di linea che l'arbitro ordinano il calcio d'angolo. Moscatelli quindi ha recuperato la palla al di là della linea bianca. Calcio d'angolo corto già battuto, interviene Pavone che impedisce il tiro al volo ad Armidoro e lo stesso Pavone a dettare il passaggio ed allargare il gioco sulla sinistra per questa volata inutile peraltro di Mecca perché la palla gli termina in fallo laterale che sta per essere battuto da De Crecchio che ha servito Narcisio, si porta la palla avanti Narcisio, prova il palleggio aereo. Si libera una prima volta ma non di Amodio che al centro dell'area di rigore spadroneggia con un dribbling, si libera di Armidoro e poi dà la palla con tutta calma a Moscatelli ed è lo stesso Amodio che va a ricevere il passaggio del portiere e poi propone l'azione offensiva lanciando sulla destra all'altezza della linea mediana del campo per Urban. Urban compie un lancio diciamo il più sbagliato che ha fatto diciamo di quelli finora visti, comunque rimane ancora in possesso di palla, allarga il gioco per Calisti, serie di rimpalli, quasi gioco pericoloso, ancora Urban al limite dell'area di rigore, prova il tiro, questa volta la palla si impenna al di là della rete di protezione e termina direttamente sul fondo. Siamo giunti all'ottavo minuto della ripresa, vi ricordo sempre che la Cavese conduce per 1-0, risultato sbloccato al secondo minuto del primo tempo ad opera di Gasperini. Rimessa dal fondo che sta per essere effettuata, già è stata effettuata da Migliaccio secondo con De Cicco. Emiliaccio secondo che dà la palla con le mani a Costa che si è spostato sulla sinistra. Vi ricordo che Costa è subentrato a Gallucci al 37esimo minuto del primo tempo. Non penso che non sia stato un avvicendamento di gioco, ma ho visto Gallucci uscire con una leggera zoppia, quindi poi Gallucci non doveva già scendere in campo, almeno a quello che si è sentito negli spogliatoi. Si vede che mister Angrisani l'ha schierato lo stesso, che poi è stato sostituito. Va a chiudere con perfetto tempismo Caccioppoli e De Falco che opera il lancio. Se era in campo era ottimo perché è rimasto in posizione buona Armidoro, era isolatissimo. Diorio, chiedo scusa, ma la palla è terminata sul fondo. Gioco è ripreso con Bitetto che controlla questa rimessa laterale. Dà ancora la palla ad Amodio. Ancora Bitetto, lancio sulla sinistra per Pavone che si era spostato nella circostanza ma la palla è finita in fallo laterale che batte lunghissimo ma c'è il colpo di testa ancora di Sciarpa ed è ancora un fallo laterale, diciamo che ha guadagnato una decina di metri, fallo laterale questa volta affidato ad Armidoro che lo batte a terra per Narcisio. Narcisio affronta Sciarpa e lo supera e Diorio in possesso di palla prova l'affondo sulla destra, ancora Diorio cambia passo, Diorio traversone al centro, lascia stare Amodio, nessun giocatore pronto a sfruttare il cross di Diorio. Bitetto, Urban e Calisti portano la palla lontano dall'area di Moscatelli con Pavone che allarga il gioco sulla sinistra ed è De Crecchio che ha anticipato Diorio, suggerisce poi il passaggio a De Crecchio, il quale è scattato con buon tempismo ma non è riuscito a mantenere la palla in campo, mandatagli da Diorio troppo angolata. Fallo laterale che già è stato battuto, viene cambiato gioco dalla parte opposta per Calisti, va Urban a dargli una mano, Calisti scende in sovrapposizione mentre Urban preferisce stringere al centro per Pavone, poi è Bitetto che allarga ancora il gioco per Calisti, sempre Costa su di lui, scatta in posizione regolare Mecca, traversone al centro con De Cicco che sfiora la palla ma dalla parte opposta è Sciarpa che ne propone un altro, più un tiro che un traversone, poi è De Falco che allontana la palla e con un tocco di precisione serve Diorio e De Cicco rallenta forse un po' troppo l'azione. Narcisio prova l'affondo, Narcisio, De Cicco sulla destra ancora in possesso di palla, è indeciso sul da farsi, lancia Narcisio in posizione regolare, non mi sembrava, cross al centro, ancora Narcisio, possesso di palla,
traversone, Moscatelli, e davanti alla porta c'è stato il colpo di testa liberatorio ad opera di Gregorio. Calcio d'angolo in favore del Forio, va in battuta Riccio che scambia con Costa, traversone di Costa al centro dell'area di rigore, colpo di testa di Narcisio, c'è stata la parata di Moscatelli, siamo coperti dalla gente che è vicino alla linea, quindi non sappiamo se si tratta di palo o di parata. Adesso è Moscon che va ad impossessarsi della palla su Narcisio, poi la palla rimane in campo, anzi no, quindi avevo visto bene, si tratta di fallo laterale, va sul fallo laterale Mecca che serve Pavone, Urban cambia gioco dalla parte opposta ma il lancio è sbagliato e Zagaria non può mantenerlo in campo. Fallo laterale che sta per essere battuto da De Cicco, vediamo che adesso l'arbitro ferma il gioco, c'è una sostituzione, vediamo che entra Mastro Giovanni con il numero 20 ed esce il centravanti Moscon con il numero 9. La sostituzione è avvenuta, quindi il gioco riprende con il fallo laterale già battuto, è stato servito Migliaccio secondo che con le mani ha dato la palla al portiere Costa. De Falco, un buon lancio per Riccio, scatta Narcisio ma Riccio dà la palla ad Armidoro, prova l'entrata in area Riccio ma non è riuscito a chiudere il triangolo perché Bitetto si è trovato sulla traiettoria ed ha accompagnato la palla direttamente fra le braccia di Moscatelli che con le mani dà la palla ad Urban. Pavone, sbaglia l'appoggio Pavone questa volta nel tentativo di servire Sciarpa, fallo laterale, batte De Cicco per Armidoro, Riccio e Urban che aggancia il pallone destinato a Narcisio, ancora Narcisio che entra in possesso di palla, De Cicco, ancora Armidoro, De Falco, palla tagliata, agganciata al limite dell'area di rigore, prova il rilancio in avanti ma è Narcisio che rientra tardi, rientra diciamo in gioco perché era terminato alle spalle di tutti i difensori, quindi in posizione di fuorigioco. Calcio di punizione che sta per essere, è stato anzi battuto da Amodio sulla destra per Calisti, va a chiudere su di lui Diorio, Calisti supera velocemente la linea mediana del campo, tocca per un attimo la palla De Crecchio, riesce ad venire in possesso di palla Zagaria, ancora Zagaria, si accende una mischia al limite dell'area di rigore, prova a venirne fuori Costa, poi Costa subisce fallo, calcio di punizione in favore del Forio, batte Migliaccio secondo, è stato battuto il calcio di punizione con Migliaccio secondo che con le mani dà la palla ad Armidoro, scatta Riccio a ricevere la palla, ancora Riccio in possesso di palla, si ferma, dà la palla a Narcisio il quale si difende dagli attacchi di Mastro Giovanni, dà la palla indietro ad Armidoro colto in controtempo, Urban ne approfitta alle spalle e lancia Sciarpa sulla sinistra affrontato da De Crecchio, riesce Sciarpa a mettere la palla al centro, prova la conclusione, para Migliaccio secondo e poi Costa che gli accompagna di nuovo la palla fra le braccia e poi riceve il pallone sempre da Migliaccio secondo. Adesso è De Falco che dà ancora la palla al portiere, vi ricordo che siamo giunti al 16° minuto della ripresa, sempre Cavese 1 Forio 0, adesso è Armidoro a cercare il lancio che finisce direttamente nei pressi di Mastro Giovanni che opera da solo, ottima la finta di Pavone che si libera di due avversari, Pavone prova a venire al limite dell'area di rigore, allarga il gioco sulla destra per Sciarpa, Bitetto, si chiude il triangolo ma è Mecca che è terminato alle spalle di tutti i difensori e quindi in posizione di fuorigioco, al momento del passaggio già era al di là, quindi posizione di fuorigioco e quindi c'è il calcio di punizione che è stato già battuto da Migliaccio secondo per Costa e Costa che dà ancora la palla al portiere,
che serve al limite dell'area di rigore di Crecchio. Costa. Armidoro con un colpo di testa intendeva servire Di Scala, ma Di Scala non è scattato al momento opportuno. C'è adesso una sostituzione, è uscito Riccio. Fallo laterale in favore del Forio. Che sta per essere battuto da Costa. Con Migliaccio secondo adesso che si accinge al rinvio lungo. Calisti adesso porta la palla avanti, servito Pavone sul quale interviene Di Scala, ma comunque riesce ad arrivare la palla a Bitetto. Mecca fa velo per la palla che arriva a Urban, traversone invitante per Pavone che si libera bene, prova la conclusione che va a rimpallargli Cacioppoli in calcio d'angolo. Calcio d'angolo in favore della Cavese. Palleggio aereo di Urban. Scatta Narcisio ma Calisti lo ferma bene. E Bitetto poi che allontana la palla in fallo laterale. Fallo laterale che va a battere Costa per De Falco, malinteso con Armidoro, viene in possesso di palla Mecca, è ancora Mecca che riceve bene, prova la conclusione che termina alta sulla traversa, comunque si è liberato bene al limite dell'area di rigore e il tiro è terminato alto sulla trasversale della porta difesa da Migliaccio secondo. Effettua il rinvio con le mani Migliaccio per Costa e Armidoro che non aggancia la palla mentre avanza palla al piede Zagaria, poi cede la palla a Pavone, Urban, ancora Pavone in possesso di palla, servito al limite dell'area mi sembra Mecca, poi Bitetto che ha suggerito il passaggio in avanti, colpo di testa, poi Costa che aggancia e allontana la palla ma c'è un fallo in gioco pericoloso su di lui, calcio di punizione in favore del Forio, già battuto da Cacioppoli per De Falco, rilancio di De Falco, colpo di testa di Mecca, ancora De Falco colpisce la palla di testa, poi Urban che mette la palla a terra e con un colpo di testa serve Mecca e Costa poi in ripiegamento mette la palla in fallo laterale. 21esimo minuto della ripresa, sempre con la Cavese in vantaggio, fallo laterale già battuto con Pavone poi che ha toccato per Urban, Bitetto, svarione di Zagaria al limite dell'area di rigore, vediamo c'è un calcio di punizione. Forse Urban ha simulato il fallo, l'arbitro se n'è accorto, calcio di punizione in favore del Forio, va Costa, serve Narcisio, ancora Narcisio in possesso di palla, Mecca che gli sottrae la palla, poi Bitetto e Pavone. Ancora Pavone in possesso di palla, De Falco che
anticipa bene al limite dell'area di rigore, lancio lunghissimo per Diorio. Diorio fronteggiato da Amodio. Amodio che gli tocca la palla. Bitetto perde il tackle ma poi recupera. Ancora Diorio che entra in possesso di palla. Amodio che protegge bene la palla di testa. Pavone. Mecca. Urban. Cambia gioco dalla parte opposta per Sciarpa. Mastro Giovanni ha un difettoso controllo della palla, De Falco gli sottrae la palla, riesce a difendere una buona palla al limite dell'area di rigore, poi Caccioppoli dà la palla a De Cicco, Armidoro, ancora De Cicco, fuori gioco di Diorio, prova l'azione solitaria De Cicco, era in vantaggio, subentra nell'azione Diorio, rimessa dal fondo, giustissima la decisione del giudice di linea perché l'ultimo a toccare è stato Diorio. Poteva proseguire prima l'azione quando ha avuto quell'attimo di tentennamento. Comunque De Cicco intercetta ancora una buona palla con De Crecchio. Lancia De Cicco e la palla termina in fallo laterale. E vediamo che adesso entra in campo Leo ed esce Narcisio. Battuto il fallo laterale da Bitetto, da Amodio, poi a Gregorio, adesso è Calisti, Pavone, De Falco dalla palla a Costa, Armidoro che vince anche un rimpallo, Armidoro ancora in possesso di palla. Supera Mecca, cross di Armidoro lungo, sfiora la palla Gregorio, la palla è terminata in fallo laterale, Diorio era sempre comunque alle spalle per sfruttare, servito De Crecchio, Sciarpa e De Cicco, ma è Pavone adesso che prova questa azione, viene fermato da Di Scala, De Cicco. E ancora De Crecchio, scaraventa la palla in avanti, Leo che tocca il suo primo pallone ma viene anticipato Di Scala, colpo di testa ancora Leo. E Urban che allarga il gioco sulla destra per Mecca, ottimo il tunnel ai danni di Caccioppoli. C'è stato il fallo di Caccioppoli che non ha potuto fare altro che commettere ostruzione col corpo perché l'aveva superato molto bene con un tunnel Mecca in velocità. Calcio di punizione già battuto. Bitetto. Pavone. Amodio, limite dell'area di rigore. Zagaria. Entra in area, prova il tiro Zagaria. La palla che è terminata. E mi sembra che ci sia stato anche un altro avvicendamento in porta. È Diorio secondo che ha preso il posto di Migliaccio. Di Scala, Caccioppoli, De Cicco, Diorio, prova il tiro Diorio e la palla finisce sul fondo, diciamo il primo tiro a parte quegli altri due su calcio di punizione operato da Diorio. Siamo al 26esimo minuto della ripresa, sempre con la Cavese in vantaggio per una rete a zero. Vi ricordo il gol messo a segno al secondo minuto da Gasperini. Diorio che allarga il gioco per Leo. De Falco. De Cicco. E Amodio che chiude bene al limite della sua area di rigore con tutta calma.
propone adesso questa azione offensiva lanciando Mecca. Mastro Giovanni si fa vedere sulla sinistra e riceve Pavone. Zagaria che cerca di liberarsi al limite dell'area di rigore e Di Scala gli ha messo la palla in tegel e scivolato in fallo laterale. Fallo laterale che è stato battuto con Di Scala che colpisce la palla di testa e lo anticipa. Di Orio cerca di liberarsi di Bitetto, poi Urban commette fallo. Calcio di punizione in favore del Forio, batte il calcio di punizione Di Scala, lascia poi l'incarico a De Crecchio. Di Orio arresta la palla di petto, la dà poi ad Armidoro. De Cicco, cross, serie di rimpalli al limite dell'area di rigore. Armidoro prova la sventola, Armidoro colpisce male la palla ad esterno sinistro, la palla si impenna sulla trasversale, diciamo che si era preparato bene il tiro, non altrettanto la conclusione. Rimessa dal fondo che viene effettuata da Amodio. C'è un fischio dell'arbitro adesso. È stata effettuata la rimessa, forse il fischio non era dell'arbitro, con Di Scala che ha colpito di testa, Di Orio che si impegna in un primo momento nel recupero della palla, poi desiste perché la palla è troppo lunga. Ennesima rimessa dal fondo, effettua questa volta Moscatelli per Amodio che è rimasto fuori l'area di rigore. Tetta il passaggio Pavone, Bitetto, Calisti. Costa anticipa bene, allarga il gioco per Armidoro. Leo Costa, Armidoro, la palla gli carambola sulla schiena, prova la conclusione anche Leo, la rimpalla col petto il difensore. È stato sfortunato Di Orio che si è lasciato superare dalla palla, ma la palla gli è picchiata nella schiena una prima volta, poi c'è stata una serie di carambola davanti a Moscatelli, comunque non ha corso poi seri pericoli. Adesso sul capovolgimento di fronte Mecca che lancia Zagaria e Caccioppoli che va a chiudere bene. Rilancio di Caccioppoli, poi è raccolto da Urban, Bitetto, ancora Urban, limite dell'area di rigore, Armidoro che poi accompagna la palla fra le braccia del portiere Di Orio secondo, che effettua il rinvio. Di Orio si impegna nel recupero della palla, ma Amodio troppo esperto per commettere errori del genere, protegge la palla e la lascia a Moscatelli. Sul rimpallo di Sciarpa, Leo mette la palla in fallo laterale. Vi ricordo che siamo giunti al 30° minuto della ripresa, sempre con la Cavese che conduce per una rete a zero. 10 minuti al termine, Pavone cambia gioco dalla parte opposta, Urban ha un difettoso controllo, comunque rimane in possesso della palla, scende a dettare il passaggio Calisti, invece stringe al centro Urban, sbaglia l'appoggio Leo, De Cicco prova questa azione il Forio, cambia gioco ma Amodio di testa svetta e allontana. Ancora De Cicco, cambia gioco e c'è adesso Di Orio, limite dell'area e viene atterrato Di Orio da Urban, si era preparato bene Di Orio il tiro che è stato atterrato al momento della conclusione. Calcio di punizione adesso in favore del Forio. Con Armidoro in battuta, poco più distante c'è Di Orio, prova la conclusione Armidoro,
ma la palla termina alta sulla trasversale. Comunque diciamo che si susseguono un valzer di sostituzioni, addirittura dei nomi che non sono stati comunicati sulle liste, quindi diciamo che ce ne scusiamo con gli ascoltatori, ma in queste partite non c'è nulla che non è nulla di ufficiale, appunto queste sostituzioni che si mettono d'accordo prima, chiaramente poi ognuno cerca di divertirsi in queste cerimonie, quindi diciamo vengono schierati un po' così sul rettangolo di gioco, magari indossando le stesse magliette che prima l'aveva un altro giocatore. Assistiamo a questo affondo di Calcioppoli, ma c'è il pronto recupero di Calisti che tocca la palla indietro al portiere Moscatelli. Moscatelli e Amodio toccano la palla, c'è adesso il rilancio in avanti per Sciarpa, fronteggiato da De Cicco, che ha una buona intuizione, lancia Armidoro, ancora Armidoro in possesso di palla, fronteggiato da Amodio, ma è ancora Bitetto che chiude bene. E ancora De Cicco in possesso di palla, dà poi la palla indietro a De Falco, viene anticipato, adesso è Pavone, Zagaria, Urban, Mecca. Non si chiude il triangolo per l'intervento in spaccata di Costa, ma la palla rimane in possesso di Urban. Calcioppoli arresta bene di petto e dà la palla a Costa. Armidoro, Urban se ne va via sulla destra, va di Scala, commette fallo su Urban, calcio di punizione in favore della Cavese. Per questo motivo c'è il calcio di punizione comandato dall'arbitro, dal signor Delia, in favore della Cavese che batte Urban. Siamo giunti al 34esimo minuto della ripresa, la partita si trascina al termine, vi ricordo che termina al 40esimo minuto. Azione di Pavone, ottimo lo stop di Pavone, adesso i giocatori si abbandonano anche a qualche numero funambolo, ormai diciamo che la partita non ha nulla a che vedere con qualcosa di ufficiale, quindi diciamo che si provano parecchi numeri che di solito si provano in allenamento. Amodio che si è spinto in avanti con la sua mole fisica, protegge palla, diciamo che la nasconde quasi, finisce col commettere fallo, purtroppo forse era involontario e la sua struttura che gli impedisce chiaramente dei movimenti graziati, anche se è molto utile, utilissimo anzi vorrei dire, al reparto arretrato della Cavese. Adesso Mastro Giovanni ha colpito la palla di testa, c'è ancora allarga il gioco dalla parte opposta, ma c'è un buon intervento di Sciarpa in ripiegamento, poi Pavone punta direttamente l'area di rigore, ma il suggerimento è profondo, non è sfruttato da Zagaria che stava stringendo al centro, e c'è la rimessa dal fondo che già è stata effettuata con De Cicco che porta palla sulla destra, si ferma sulla linea mediana del campo, suggerimento per Diorio anticipato da Amodio. Amodio difende bene la palla poi dagli innumerevoli attacchi di Diorio che comunque poi si porta la palla in fallo laterale. Fallo laterale battuto a metà strada tra Diorio, ottimo il tunnel effettuato, una serie di carambole, la palla termina dalla parte opposta. Costa poi scende sulla sinistra a dettare il passaggio. E ancora Costa in possesso di palla. Poi Bitetto va ad evitare il fallo laterale, ferma Costa e con tutta calma Calisti serve Pavone. Mastro Giovanni sbaglia l'appoggio, in possesso di palla adesso è De Cicco, De Crecchio, puntata in avanti direttamente per Diorio, la palla al servizio è troppo angolato e la palla è terminata in fallo laterale. Fischio dell'arbitro, del signor Delia, con 2-3 minuti di anticipo rispetto alla, diciamo, all'orario previsto, al 37esimo. Comunque la partita, diciamo, si è conclusa con il risultato Cavese 1 Forio 0, il risultato è stato sbloccato al secondo minuto del primo tempo ad opera di
Gasperini. Adesso c'è una pacifica invasione del campo sportivo San Leonardo in Panza, che è venuta oggi l'inaugurazione. Diciamo che c'è stata anche la partita, ci sono state delle premiazioni prima della partita, c'è stata un'esibizione di un aeroplano che ha lanciato il pallone, non tanto preciso, comunque si è avvicinato di parecchio con alcune esibizioni. Ci sono stati i tifosi, diciamo il club dei fedelissimi, comunque altri servizi magari sia sulla premiazione sia sulle interviste che sono stati realizzati oppure che realizzeremo, penso che avrete occasione di ammirare. Non resta altro che salutarvi, augurarvi buon proseguimento di serata e ci risentiremo per le prossime trasmissioni sportive. Grazie.